Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 a Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Alla Juventus vengono i 5 minuti e sbanca Empoli. I toscani resistono 65 minuti, poi crollano nell'anticipo dell'ora di pranzo al Castellani. A lanciare i bianconeri, un gol di Dybala, poi sale alla ribalta Higuain, che nel giro di 3 minuti realizza una doppietta. Così, prima della sosta per le nazionali, la Juve lancia la prima mini fuga al comando della classifica, con 18 punti in 7 partite, più 4 sul Napoli. Ragazzi, sono stati molto bravi nel mantenere la lucidità e aspettare il momento giusto per poter far gol. Non male, dopo il gol l'Empoli è calato e noi abbiamo continuato a giocare anche meglio tecnicamente e quindi poi a chiudere la partita. È una vittoria importante perché ci consente di stare ancora in testa alla classifica, chiudiamo un ciclo di 3 trasferte e soprattutto piano piano si stanno vedendo dei miglioramenti sul piano del gioco. Un super Torino batte la Fiorentina per 2-1, confermando quanto di buono si era visto contro la Roma. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, ancora protagonista Iago Falk, al quarto gol in questa stagione. Bravo a sbloccare il risultato e a ispirare Benassi per il raddoppio. Inutile il gol dei Gigliati, siglato da Babacar a pochi minuti dal triplice fischio. Penso che queste due partite, oltre a comunque a dimostrare a tutti che il Torino c'è, ci siano servite appunto anche per riaggiustare la classifica, perché comunque avevamo lasciato molti punti per strada le prime giornate ed era un peccato avere la classifica che avevamo. Adesso l'abbiamo sistemata, quindi sarà a noi essere bravi a mantenerla e puntare in alto. Venivamo da una classifica che un pochino non ci sorrideva e che probabilmente non meritavamo per quello che avevamo fatto in campo. E aver trovato questi 6 punti, aver rimesso dritte le cose ci fa ben sperare, ci permette di lavorare con serenità e con tranquillità questa sosta, preparando una partita comunque a Palermo che sarà comunque molto difficile. Dopo la vittoria con la Roma, questa partita per noi deve essere una prova di maturità e penso che l'abbiamo superato, perché si è visto grande vecchio cuore granata. Con questa vittoria abbiamo superato 6 squadre. Mi chiesto di fare una partita seria dove si devono aiutare, lottare, aggredire, dove devono essere capaci quando c'è bisogno di attaccare, ma quando c'è bisogno di soffrire, come è giusto, perché Fiorentina ci ha messo in difficoltà, che soffrono tutti insieme. Penso che, a parte gol che abbiamo subito, che è un gol inevitabile, comunque abbiamo fatto una buona gara e abbiamo vinto meritatamente. Grazie. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 a Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. Adotta un bambino a distanza con soli 80 centesimi al giorno.
due vite che cambiano per sempre. Una è la tua. Per Save the Children, adozione a distanza vuol dire identificare un'area di intervento e pianificare un aiuto a lungo termine. Collaborare con le famiglie e le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini. Potrai seguire la crescita di un bambino e stringere con lui un bellissimo rapporto di amicizia attraverso i nostri aggiornamenti e le lettere che vi scambierete. Il tuo contributo, insieme a quello di altri donatori generosi, ci aiuterà a portare avanti i nostri programmi di salute, istruzione e nutrizione. Per maggiori informazioni, www.savethechildren.it.